appunto diceva il mio lavoro, ragazzi. Telecronismo, eccolo, eccolo, mister mistismo, mister mitismo. Mister autismo. No, ma come se ne è uscito male. Ok, proviamo a bloccarlo, eh. C'è il porco! C'è il porco! Ma se ti mangia il porco ci rimango male. No, ragazzi, per colpa del porco il nostro piano è andato a puttane. Il nostro piano è andato a puttane. Cavalca il porco! Mannaggia al porco, ma quale cavalca al porco? E cavalchi il Oddio, porco! in che situazione, ragazzi. Mo li semino io, da vero esperto li semino a tutte e due. Porco più grande, porco più piccolo. Perché in questo tag team match a 6 cadute, loro hanno avuto la meglio per adesso. Con la prima vittoria, col primo schienamento ai danni di Pedro Rota, ma non avranno mai lo schienamento ai miei danni. Perché io schienerò loro due. Allora, ragazzi, il piano è questo. Prendiamo questa, facciamola cadere qua, così Mr. Meat viene. E già che ci sono, voglio vedere se si bugga, ragazzi, sopra il tavolo. No, non c'è salito. Vediamo se si bugga sopra il tavolo. Per mia curiosità, ragazzi. Ragazzi, questo si sta trasformando anche in un video troll. Cioè, perfetto. Guarda se muori, eh. No, no. Credo, eh. Non si bugga sul Mi sa tavolo. di no, però non c'è salito. No, però non ci sale, è più sveglio. Comunque Adesso è più tanto, sveglio. eh. Beh, però con quella faccia, dai, promette bene, ragazzi. Per Dio, hai detto bene! Ce la siamo rischiata, ragazzi! Cioè, vi stiamo regalando veramente un video pazzesco! I troll di Mr. Meat. È il Perché hai cartone della spostato la pizza! pizza? È il Perché? cartone della pizza! No, non c'è più la pizza, se l'è mangiata tutto. Da bravo suino! Gentilmente offerta da Stefano. Ma Perché che? non è uguale a quello. Inizia tipo con la montra, non mi fanno. Montagnaro! Montagnaro. Pecoraro! Pecoraro. Stefano è il pecoraro, ragazzi! Allora, ragazzi, abbiamo scoperto una cosa! Io volevo vedere se lui si bloccava qua, però ragazzi, abbiamo scoperto in questo video speciale, ragazzi, diviso in varie parti, abbiamo scoperto che se voi state sopra il tavolo, Mr. Meat non vi fa un cazzo. A parte se stia qua, perché cioè, se sta qua, ragazzi, non credo non vi faccia un cazzo. Però se state là, abbiamo visto che Mr. Meat gentilmente sale sopra. E quindi, ragazzi, Adesso vado io a liberare la pizza. Vero? ancora no, perché non abbiamo visto, per colpa di quel porco non abbiamo visto se si può ancora bloccare. Però è interessante questa cosa, che Mr. Meat, se ti vede, ragazzi, se ti vede che stai sopra il tavolo, non ti prende. Molto interessante. Sì, i suoi soliti. La porta è chiusa, merda. Porco 2. E porco 2. Eh no! Faccio io allora. Non ci credo, ragazzi, è stato un fallimento più totale. Pubblicità di merda! Ma che ci fa la pubblicità del cazzo?